Fuorinevi, che è una commedia molto comica, molto divertente, l'abbiamo tratta dalla commedia teatrale che ho scritto nel 94. Gli attori sono gli stessi di quella formazione teatrale di allora e quindi è una commedia che mette allegria per tutti, per le famiglie, per tutti. Signor Carradine, tra 3 giorni c'è la lettura del testamento di sua madre e lei deve tornare a Napoli. Un artista non lascia la nave. Un artista. Confronto con la commedia, penso che il film ne esca bene, insomma, non lo temo, nel senso che sono contento del film, penso che il pubblico, ma poi il pubblico non credo che si metta a fare i paragoni con la. Queste sono cose che facciamo più noi che stiamo dentro il mestiere. Il pubblico si vede una storia, si è appassionato alla cosa, se la vede un'altra volta, c'è chi non l'ha visto, non credo che faranno paragoni. Chissà Cico che sta dormendo. Che fai, vuoi salire? No, no, io normalmente per sport suono i citofoni e rimango sotto il palazzo. E sente che voglio salire. Ma perché parli pure tu a bassa voce? E tu mi hai condizionato, posso parlare ad alta voce? Non si sente qua. C'è fascista essere quieta? Stai, io non ti capisco. Vaffanculo. Adesso ti capisco. Ma io credo che per il tipo di mestiere che facciamo non ci si arrugginisce. Cioè, lo spirito è sempre giovane, quindi qualche acciacchino, magari il ginocchio che ti fa male, soprattutto parlo che è anziano, veramente anziano, e purtroppo ci ha fatto penare perché ogni tanto Gocce, ma forse niente. Sto più in salute di tutti e 5 stasera. Non siamo siamo 4, 5, non siamo 4. Non so niente, non ci vede più, però. L'entusiasmo è immutato, insomma. Tu sei una persona intelligente. Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere. Perché la funicolare? Sali, 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 sta partendo, sta partendo. E fatti i biglietti, fatti i biglietti, fatti i biglietti. Ma va bene, è partito, è partito. Ma che partite, che stiamo firmando su qua, la gente non è partito, buonasera. Qui è il comandante Cicco che vi parla, siamo a bordo della funicolare Mergellina. Ma che è Sandro Ciotto? Cicco, dove dobbiamo arrivare? Mergellina, ma Napoli che Mergellina? Mergellina. Torniamo a Il motivo è quello di passare una serata piacevole in famiglia, con gli amici, ha detto Casagrande portando anche un nemico al Ma sì. cinema, proprio per divertirsi, per ridere, per stare bene, per uscire dal cinema e staccare la mente dalla quotidianità che alle volte insomma, è faticosa, no? Lei è anche Certo. nuda, vogliamo Quindi dire, nuda vogliamo nel film. dire anche, ma questo non dobbiamo dirlo, neanche per quello, Ah, anche dai. per, posso dire, Per poi vedere il io mio il punto consiglio che davo di portare il non nemico solo via. lei, anche noi. Dai, Sì, allora no, non lo dire. questo non lo dire che non va più Siamo arrivati un po' e un po'. nessuno. Ma voglio dire, portare a Ciro un nemico conviene, perché se il film ti è piaciuto, ti sei divertito. Se il film non ti piace, dici, ah, perlomeno ci ho portato a quello che mi Ah, antipatico. con E rispetto. quindi, secondo me, è la serata ideale. Figlia, dobbiamo festeggiare il compleanno! Non sei nata nel mese di giugno. Ma dalle 3 di notte festeggia l'orario. Tutte in notte. Tanti Tanti saluti, saluti. lettori di Fanpage! Che non c'entra niente. Però è Ciao, un film per le Fanpage, famiglie, saluto, sicuramente. Per le famiglie.